un punto nella rete regionale dell'immediato soccorso medico e sanitario Charlie 4, questo è il nome dell'autoambulanza su M118 ospedale di Crotone, che in uno dei tanti pomeriggi d'estate entra in azione con competenza e immediatezza. Quindi arrivati in pronto soccorso è stata fatta celermente una diagnosi di emorragia cerebrale in paziente con insufficienza respiratoria. E quindi deciso di trasferire il paziente nell'hub di riferimento. Per hub di riferimento si intende quell'ospedale in cui da un ospedale più piccolo vengono trasferiti i pazienti con determinate patologie. Il paziente in questione è stato poi prelevato da noi del 118 presso il pronto soccorso stesso, con la nostra equip medico, infermiere, autista e ausiliare. E siamo arrivati all'elipista dove ci attendeva già l'elicottero sempre del suo M118 regionale, e quindi viene fatto il trasferimento del paziente stesso dall'ambulanza a bordo dell'elicottero, anch'essa dotata chiaramente di un'equipe altamente specializzata formata da un anestesista con un infermiere e i due piloti. Quindi il paziente giungerà adesso all'ospedale di destinazione, dove sarà probabilmente effettuato un intervento chirurgico per ridurre questa emorragia cerebrale. Grazie al dottor Massimo Terra e buon pronto intervento. Grazie, chiaramente io mi auguro sempre di non intervenire mai, che vuol dire che tutta la nostra cittadinanza sta bene. Un augurio di buona estate a tutti e soprattutto ai ragazzi, guidate piano e non bevete. La necessità di soccorso è imprevedibile quando insorgono malori come infarto, ictus oppure si innescano incidenti che causano politraumi gravi. Professionalità mediche, paramediche, tecniche formate ad hoc portano avanti con abnegazione e risultati evidenti il compito di allertare e far funzionare una macchina H24 di particolare complessità, impostata per rendere efficiente l'integrazione funzionale fra il sistema di allarme sanitario e il sistema territoriale di soccorso e la rete ospedaliera. Stagione turistica che raggiunge il proprio apice tra luglio e agosto, più sicura anche grazie a un servizio come l'elisoccorso per la tutela della salute di tutti i cittadini.